A tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati anche per la pagina sportiva del TG Noi, che apriamo con l'atletica, dunque allarme mondiale per il campione olimpico Marcel Jacobs, per il fuoriclasse azzurro cresciuto nella Virtus Lucca. Nel tardo pomeriggio di giovedì la doccia fredda, anzi gelata, Marcel Jacobs rinuncia al meeting di Stoccolma per un fastidio muscolare, il solito che lo tormenta da tempo, al bicipite femorale della gamba sinistra all'altezza del gluteo. Un guaio, visto che la tappa svedese della Diamond League era anche l'ultima prima del campionato del mondo di Eugene. Un grosso guaio per il fuoriclasse azzurro cresciuto nella Virtus Lucca, un problema enorme ove si consideri che il Marcel, visto all'opera prima a Savona e solo una settimana fa a Rieti nei campionati italiani, è parso l'ombra del missile di Tokyo e anche di un inverno magnifico quando sui 60 metri ha dato la paga a Coleman e al resto della fin troppo baldanzosa truppa americana. Adesso invece pare correre col freno a mano tirato, quasi preoccupato della paura di farsi male, senza dimenticare la brutta parentesi di Nairobi. Peccato, il suo mentore Paolo Camossi predica calma e questo è il suo ruolo, ma le batterie dei 100 metri di Eugene mancano solo 15 giorni, un lasso di tempo che non offre nessuna garanzia. E poi va considerato che l'asticella si è alzata e gli americani, simpatici o non simpatici, poco importa, adesso volano. Il texano Fred Curley ha vinto i trials con un significativo 9,76. In queste ore Jacobs è volato comunque in Oregon. Nelle 2 settimane che restano cercherà di smaltire i problemi che lo attanagliano e di recuperare un'apprezzabile condizione fisica. Chiaro che adesso il mondiale pare un Everest invalicabile, ma dobbiamo dare fiducia all'uomo che a Tokyo, meno di un anno fa, ha fatto innamorare l'Italia. E poi, fino a prova contraria, l'atletica e la vita mica finiscono a Eugene. Ancora atletica, appuntamento importante. Sabato sera, giochi del Mediterraneo per Roberto Orlando, atleta della Virtus Lucca, passato recentemente al gruppo sportivo Aeronautica. Il 2 volte campione italiano cercherà infatti una medaglia nella gara del lancio del giavellotto, dove si presenta come uno dei favoriti. La gara si disputerà ad Orano, in Algeria, a partire sabato sera dalle 20:25. Il Castelnuovo dell'ormai lontana stagione 1990-91 si è ritrovato dopo ben 32 anni. Vediamo questa foto in una bellissima serata organizzata da Pietro Tolaini, preparatore dei portieri di allora e anche di oggi del Castelnuovo. Tolaini ha riunito questo splendido gruppo che dalla promozione salì in eccellenza. Ci sono anche due personaggi che hanno fatto una certa strada, in particolare Aurelio Andreazzoli, che era l'allenatore del Castelnuovo, lo abbiamo visto fino a pochi mesi fa all'Empoli, ma ha allenato anche la Roma, e Giorgio Rocca, che di quel Castelnuovo era il portiere, oggi osservatore dei portieri del Milan. A pochi giorni dall'annuncio di Ambra Trevisiolla, Nottolini Volley Capanno ricala un clamoroso bis. Il direttore sportivo Ronzo Miccoli ha infatti chiuso per un'altra giocatrice di assoluto spessore per la B1. Parliamo di Lucrezia Salamida, ruolo centrale, lo scorso anno in A2 con la maglia del Modica. E si profila intanto una pre-season davvero coi fiocchi per il basket alle mura. Vediamo perché. Il basket Lemura ha definito il quadro delle partite che anticiperanno i primi impegni ufficiali della prossima stagione, dalla Supercoppa 27-28 settembre ad Alghero all'Opening Day 1 ottobre a Cagliari, dunque ancora in Sardegna. Faenza, 2 volte lo schio campione d'Italia al Palatagliate e la fortissima Virtus Bologna, ma anche la E-Work Faenza e il neopromosso Bruschi Valdarno. Ma ecco nel dettaglio il programma completo della pre-season della squadra biancorossa. Sabato 3 settembre, ore 20 al Pala Bubani, Faenza Le Mura. Mercoledì 7 settembre alle 19, la sera successiva, giovedì 8, sempre alle 19 al Pala Tagliate, doppia sfida con lo Famina Schio, campione d'Italia per il Memorial Barbara Costa. Domenica 11 settembre alle 18, Le Mura Virtus Bologna. Sabato 17, sempre alle 18, al Pala Dozza, Virtus Bologna Le Mura. Ed infine giovedì 22 settembre alle 19, Le Mura Bruschi Valdarno. La prossima settimana intanto Giulia Natali e Caterina Gilli saranno impegnate con la nazionale Under 20 nei campionati europei di categoria che si svolgeranno a Sopron in Ungheria. Vestire 2 atlete di azzurro, pochi giorni fa il debutto anche di Miccoli e Natali nella nazionale maggiore, e la Natali è una delle leader dell'Under 20, in prospettiva continentale senza dubbio un altro enorme motivo di soddisfazione per il presidente Rodolfo Cavallo e per tutti i suoi più stretti collaboratori.
Ancora basket, il BAM Altopascio conferma il cubano Héctor Salazar, terza stagione per lui, 17,6 punti di media nell'ultimo campionato chiuso in modo trionfale. Oltre a Salazar, novità nello staff tecnico del neopromosso Bama, la figura del DS adesso ricoperta da Maurizio Andreini, confermato anche il vice coach Maurizio Traversi, oltre a Salvatore Mantuano come secondo assistente. Resta, completiamo il quadro mentre vediamo ancora Salazar, anche Chiara Bonaguidi nella veste di preparatore atletico. A Rimini la grande kermesse della ginnastica ritmica nazionale organizzata per il settore agonistico Silver, a circa metà delle gare in programma che ha visto scendere in pedana migliaia di ginniste e di ginnaste da tutta Italia, il bottino della ritmica Lucca è già rilevante. L'inno di Mameli ha risuonato ben tre volte per tre campionesse italiane assolute: Veronica Alenco, che vediamo tra l'altro in queste immagini, categoria LDA3, Corinna Belmonte, categoria LB1-S1 e Dalila Giusti, categoria LB1-A3, che hanno saputo bissare le vittorie già conquistate nelle fasi regionali nei mesi scorsi, a conferma della loro grande preparazione agonistica. Ma vi possiamo annunciare che non è detto, anzi non è finita qui, perché sappiamo che ci sono stati già altri risultati, avremo modo poi di fare un quadro complessivo nei prossimi giorni. Chiudiamo con i motori, entrata nella fase più vivace, la 57esima Coppa Città di Lucca, in programma venerdì 29 e sabato 30 luglio. Sta vivendo un momento di grande fermento, evidenziato dall'apertura delle iscrizioni che si chiuderanno mercoledì 20 luglio. Ricordiamo 65 km di prove speciali cronometrate, tre prove da ripetere due volte: Pizzorne, Boveglio e Bagni di Lucca, partenza da via Catalani proprio di fronte alla sede dell'ACI Lucca e arrivo, si torna all'antico, al caffè delle mura, appunto sulle mura urbane. È tutto per quanto riguarda la pagina sportiva del TG Noi, vi ringrazio per l'ascolto, dopo una breve pausa il TG prosegue con la terza ed ultima parte.